Bene, possiamo riprendere allora i nostri lavori dopo la pausa caffè e li riprendiamo con l'intervento che era previsto come intervento iniziale, ma che come vi ho detto per impegni istituzionali è stato posticipato e interviene adesso il professor Paolo Nello dell'Università di Pisa. Ci parla di Toniolo e la questione della democrazia, già stata evocata, ma abbiamo un approfondimento. Grazie. Grazie a voi per l'invito, che mi è caro per una duplice ragione. Uno, perché si parla di Toniolo e la cosa mi ha fatto particolarmente piacere, poi in questo così illustre contesto. Due, perché come sa l'amico Daniele Menozzi, io sono sentimentalmente legato alla Normale, perché non sono stato normalista io, ma è stato normalista il mio indimenticabile nonno Augusto Seinati, italianista, che non è mai riuscito a convincermi a studiare oltre quello che già studiavo all'università, perché mi piacevano anche altre cose, però diciamo, quando vengo qui mi sembra di pagare un debito morale nei confronti. Dunque, Toniolo e la questione della democrazia è il titolo del mio intervento. Per farsi un'idea dell'importanza di Toniolo nella storia del movimento cattolico, non solo italiano, abbiamo sentito poco prima la prospettiva, parlare della prospettiva europea, in materia di questione sociale e di democrazia, temi come noto strettamente correlati nella riflessione e nell'agire del nostro, occorre compiere un passo indietro onde contestualizzarne storicamente pensiero e ruolo. Ricordo allora che di questione sociale si cominciò a parlare, sia pure per cenni, nel corso del primo congresso dei cattolici italiani, tenutosi a Venezia nel giugno del 1874. A quasi 4 anni dalla breccia di Porta Pia, l'attenzione rimase infatti concentrata sui temi propri dell'intransigentismo temporalista. E tuttavia venne raccomandata la costituzione di società di mutuo soccorso con fini caritativo-assistenziali, nonché affrontato il problema gravissimo delle conseguenze sui contadini della speculazione usuraria. Costituitasi nel settembre del 1875 l'opera dei congressi e dei comitati cattolici, e in particolare la sua seconda sezione, detta della carità e dell'economia cattolica, la questione operaia, come si definiva allora la questione sociale, fu dibattuta al congresso di Bergamo dell'ottobre 1877, nacque pure l'Istituto di Studi Sociali. Nel convegno lombardo, la fonte dei mali sociali contemporanei venne identificata nella secolarizzazione della società e nell'industrializzazione dell'economia, a seguito dell'affermarsi, si disse e si scrisse, dell'individualismo egoistico di matrice liberale, accusato di rompere i vincoli cristiani di carità e di solidarietà fraterna fra datori di lavoro e lavoratori. Il rimedio al, virgolette, disordine creatosi venne naturalmente individuato nella riconquista cattolica della società e più in particolare nella restaurazione del corporativismo medievale della bottega artigiana dei comuni, nella difesa della famiglia patriarcale contadina e nell'opposizione allo sviluppo della grande industria. Il modello coevo proposto era quello delle libere corporazioni operaie francesi, sorte per iniziativa spontanea dal basso, al fine di sviluppare l'amore cristiano tra padroni e operai, cito, riconciliandoli nei sentimenti del sacrificio e della carità.
L'opera riconobbe invece la piena legittimità delle ineguaglianze sociali, condannando qualsiasi teoria socialista o egualitaria in quanto contraria, cito, all'ordine delle cose e quindi innaturale. D'altra parte, l'ineguaglianza sociale, giustificandosi solo se riferita al piano provvidenziale di Dio, risultava per i cattolici malvagia qualora non ordinata al suo fine di armoniosa collaborazione gerarchica delle classi per il bene comune. Al congresso di Lucca, 1887, fu confermato e precisato l'indirizzo corporativo con un esplicito richiamo alle esperienze già fiorenti nel movimento sociale cattolico in Francia, Belgio, Germania, Austria e nel mondo anglosassone, von Ketteler, Vogelsang, De Meun, Latour Dupin, Freppel, Armel, Dutrelou, Manning e Gibbons, Mermillon e de Curtin. Il congresso condannò duramente la legislazione anticorporativa liberale, giudicandola responsabile di aver abbandonato l'operaio alla mercé del padrone e dunque di aver originato l'odio di classe e il sindacalismo socialista, bollato come il figlio degenere dell'individualismo materialista liberale. La seconda sezione, allora significativamente denominata, diciamo, c'era un passettino, dell'economia sociale cristiana, propugnò dunque, cito, di riunire in una vasta famiglia professionale tutti coloro che sono addetti ad uno stesso ordine di produzione, allo scopo di conciliare cristianamente le classi, intese nel senso integrale di autentici organismi sociali. La seconda sezione auspicò anche coerentemente la progressiva trasformazione delle società di mutuo soccorso esistenti in società miste di datori di lavoro e lavoratori. Possiamo notare che la condanna cattolica dell'individualismo liberale originava da motivazioni filosofiche o addirittura teologico-morali, riguardando essa non tanto la libertà economica e d'impresa in sé, la grande industria oligopolistica o addirittura monopolistica sviluppatasi in Italia grazie al protezionismo, sarà criticata del resto anche dalla non sospetta scuola liberista laica, quanto, contestava, l'ottimismo dell'assunto smithiano dell'esistenza di una mano invisibile, cioè di una razionalità non trascendente con carattere di provvidenzialità, capace di trasformare automaticamente il massimo dell'egoismo individuale nel massimo dell'interesse generale. Non a caso il cattolicesimo sociale dell'opera e di Toniolo escludeva pure che il massimo dell'egoismo di classe, cioè della classe operaia, esprimesse la direzione della storia e costituisse il risolutivo strumento umano per il conseguimento della giustizia. In realtà, l'atteggiamento cattolico verso la questione sociale operaia era funzione del più generale atteggiamento cattolico di fronte al processo della modernizzazione liberale, osteggiata essenzialmente in quanto rivoluzione secolarizzatrice. Così l'antiindustrialismo e l'antiurbanesimo non risultavano essere altro in verità che sottocategorie dell'avversione alla secolarizzazione. Cioè sottocategorie destinate progressivamente a cadere, grazie anche al decisivo impulso del più aperto e più storicizzante Toniolo, di pari passo con l'integrazione cattolica in una modernità mostratasi poi, del resto, più laica, cioè meno necessariamente determinata da integrismi laicisti, pur sempre presenti e magari anche bellicosi al pari dei clericalismi, di quanto previsto, auspicato o temuto da sostenitori e avversari. Se si tiene conto della natura allora radicalmente ideologica dello scontro, si comprende bene dunque
La contrapposizione primariamente evocata tra razionalismo laico e provvidenzialismo cristiano, cui logicamente seguiva quella tra individualismo e classismo materialista e organicismo sociale cattolico. Poiché solo se fondata sulle leggi divine e naturali, rivelate dalla fede, la società poteva esistere e resistere per i cattolici e per Toniolo, con la vittoria delle forze centripete dell'amore, della collaborazione e della solidarietà, su quelle centrifughe della contrapposizione, del conflitto, addirittura della guerra fra gli interessi. Il Medioevo cristiano era perciò idealizzato come epoca organica, costituendo inevitabilmente, data la natura tutta ideologica dello scontro frontale, muro contro muro, lo strumento di richiamo alla tradizione per la difesa della propria cultura. Schierandosi nella concreta situazione storica italiana col paese reale contro quello legale, l'intransigentismo sociale cattolico era dunque mosso da motivazioni integralistiche e recriminatorie rispetto alla rivoluzione liberale e nazionale, con una mentalità ancora volta al passato e insomma globalmente ostile al mondo moderno. Ma Toniolo fu da subito meno rigido, lo abbiamo visto anche stamani, per formazione, cultura e interessi di studio. Eppure, proprio l'opera, unendo e organizzando a livello nazionale il cattolicesimo italiano e ponendolo di fronte alla questione sociale, con la necessità del confronto con il liberalismo e con il socialismo, contribuì al superamento del nostalgismo controrivoluzionario e costrinse di fatto i cattolici a interrogarsi sui problemi dello sviluppo economico e della democrazia, nell'ordine, data la questione romana, sociale e poi politica, problemi insiti del resto nello stesso costante richiamo dell'intransigentismo alla grande stagione dell'Italia comunale. E qui Toniolo giocò un ruolo di assoluto rilievo e di grande apertura anche con i suoi studi. Perciò l'accusa rivolta all'individualismo liberale di programmaticamente negare il diritto all'esistenza autonoma dei corpi sociali intermedi e dunque di assolutizzare l'autorità di uno Stato burocratico e accentratore sfocerà al fine non a caso negli importanti frutti democratici del programma riformista, autonomista e sociale del popolarismo. Sul versante economico, poi, la critica cattolica e tanto più toniogliana al profitto non era affatto rivolta, come usualmente si crede, alla categoria del profitto in sé, in realtà già alla base dell'economia borghese e urbana dell'indiscussa da parte cattolica età comunale. Quanto tale critica era ed è rivolta pure nei documenti papali alla religione o all'idolatria del profitto, cioè all'illegittima trasformazione di un mezzo in fine, previa assegnazione al mezzo stesso d'una propria, ovviamente solo supposta, eticità intrinseca, quasi che l'uomo fosse fatto a misura del profitto e non viceversa. A ben vedere dunque, la dottrina sociale della Chiesa, la prima democrazia cristiana e il popolarismo auspicarono piuttosto un'integrazione, o meglio, nel secondo e nel terzo caso, un inveramento democratico-sociale del liberalismo economico che non una fuoruscita da esso. E ciò fecero sull'onda dell'ispirazione positiva di Toniolo e precorrendo in un certo senso gli sviluppi futuri dello stesso socialismo occidentale, o perlomeno della sua componente riformista, risultata poi complessivamente maggioritaria rispetto alla sinistra inalterabilmente attestata su posizioni antagoniste. Nel 1889 Toniolo fondò a Padova l'Unione Cattolica per gli Studi Sociali in Italia. Già dal 1884 esisteva l'Unione Internazionale per gli Studi Sociali di Friburgo,
ma fu soprattutto con la Rerum Novarum 1891 di Leone XIII che il nuovo indirizzo democratico cristiano, cui tanto contribuì per ispirazione e sostegno lo stesso Toniolo, decollò all'interno del movimento cattolico rispetto all'intransigentismo temporalista alla Paganuzzi e al vecchio intransigentismo sociale alla Don Davide Albertario, uomo peraltro aperto al dialogo con le nuove generazioni cattoliche. L'enciclica papale, la Rerum Novarum, oltretutto, risolse il contrasto a lungo paralizzante tra la corrente liberista del movimento cattolico, scuola di Liegi, e quella favorevole a un moderato e sussidiario intervento statale, scuola di Angers, a favore della seconda. Bastano pochi dati per dar ragione dello sviluppo democratico cristiano in Italia successivo alla Rerum Novarum. Le società operaie passarono dalle 284 del 91 alle 921 del 97. Le casse rurali, sorte a partire dal 1892 per opera di Don Luigi Cerutti, allievo come Toniolo, di Luigi Luzzatti, laico e liberale ma propugnatore del riformismo sociale, erano già, le casse rurali, 705 nel 1897. Nel 1895 nacquero i primi segretariati del popolo, cioè i primi sindacati operai. Nel 1893 prese a uscire la Rivista Internazionale di Scienze Sociali, diretta da Toniolo e da Monsignor Talamo. Nel 1898 comparve la Cultura Sociale di Don Romolo Murri. Nel 1897 si formò la corrente della cosiddetta Giovane Democrazia Cristiana, di cui fu organo anche il Popolo Italiano di Genova, diretto dal futuro fondatore della Confederazione Italiana dei Lavoratori, CIL, anziché CISL, Giambattista Valente. Nel 1900, pur già in mezzo ai contrasti fra intransigenti e giovani democratici cristiani, il Congresso di Roma votò il significativo ordine del giorno Toniolo, con cui si autorizzava la Costituzione di unioni professionali di soli lavoratori con compiti sindacali. Approfitto dell'ultimo evento, cioè quello del Congresso di Roma e della votazione dell'ordine del giorno Toniolo, per ricordare che al secondo congresso cattolico degli studiosi di scienze sociali, tenutosi a Padova nell'agosto del 1896, Toniolo aveva dichiarato viziosa, cito, la pretesa del capitalismo moderno di dominare sul lavoro, perché senza questo, cioè il lavoro, quello, il capitalismo, era destinato a restare improduttivo. E visto che di questione operaia stiamo trattando, ricorderò anche che nel corso del 14° Congresso Nazionale dell'Opera, tenutosi a Fiesole dal 31 agosto al 4 settembre del 1896, congresso noto in specie perché fondativo della FUCI, la Federazione degli Universitari Cattolici Italiani, Toniolo affrontò un tema di grande attualità e sensibilità tanto ieri quanto oggi, affermando che il credito doveva rispondere a tre criteri precisi: moralità, giustizia distributiva, utilità generale. Il lucro personale aveva da rimanere in ombra, il guadagno riuscendo legittimo solo se condizionato alla funzione sociale del finanziamento non usurario finalizzato al bene comune. Toniolo condannò pertanto l'immoralità assoluta dello strozzinaggio e degli alti interessi che impedivano operai, artigiani e contadini di aspirare a una vita dignitosa. Non resisto e rammento che i richiami del Toniolo a un'economia, cito, umana, parevano ormai démodé all'esuberante Murri, che avendo già in uggia il corporativismo del professore Pisano, intendeva procedere oltre con giovanile passo di carica. Fin dal programma dei cattolici di fronte al socialismo, detto di Milano 1894, il Toniolo e la sua unione avevano sostenuto la necessità di consentire la formazione di unioni professionali di soli lavoratori quando i datori di lavoro
non avessero accolto la proposta di parteciparvi. La condanna del socialismo, il congresso di Pavia del 1894, stabilì che i cattolici dovessero uscire dalle camere del lavoro, definite antireligiose e fondate sulla lotta di classe, svolgendone le funzioni di collocamento dei disoccupati e di tutela della manodopera e del mercato del lavoro all'interno delle società operaie cattoliche esistenti. La condanna del socialismo, dicevo, era infatti motivata dalla ricordata convinzione del carattere addirittura degenerativo del socialismo marxista rispetto al liberalismo. E ciò perché il primo, oltre a professare un ateismo radicale e militante, si presentava agli occhi dei cattolici nelle vesti di socialismo di Stato, cioè di statalismo assoluto, teso ad estendere la già eccessiva, sempre per i cattolici, autorità in campo politico dello Stato burocratico e accentratore dei liberali, pure sul terreno dell'economia e della società civile. La stessa relazione creatasi tra poteri municipali rossi e organizzazioni politico-sindacali socialiste, nonché tra PSI e liberalismo giolittiano, è l'epoca di cui ci stiamo occupando, verrà a breve letta dai cattolici in prospettiva statalista. Mentre la rivoluzione dell'ottobre 1917 in Russia suonerà in seguito tragica conferma per loro, cioè per i cattolici, delle più fosche previsioni sugli inevitabili esiti del socialismo rivoluzionario. Tre anni dopo Milano e Pavia, nel 1897, nel celebre saggio Il concetto cristiano della democrazia, apparso sulla Rivista internazionale di scienze sociali da lui fondata, Toniolo fece peraltro chiaramente intendere che il suo antisocialismo non poteva essere in alcun modo letto in chiave antiriformatrice. Tutt'altro. In quel saggio, infatti, Toniolo definì la democrazia come, cito, quell'ordinamento civile nel quale tutte le forze sociali, giuridiche ed economiche, nella pienezza del loro sviluppo gerarchico, cooperano proporzionalmente al bene comune, rifluendo nell'ultimo risultato a prevalente vantaggio delle classi inferiori. Non era per i tempi dichiarazione da poco. Il 1896 era stato l'anno di Adua. Il 1898 sarà quello dei moti del pane di Milano e della decorazione al generale Bava Beccaris per averli repressi a colpi di cannone. La politica si interrogava sui propri fini, incerta fra volontà di potenza e ansia di giustizia sociale. Diversi nel mondo cattolico ancora catalogavano come sovversione le aspirazioni delle masse e come subdola invenzione del demonio, cioè del serpente massonico, la democrazia. Toniolo invece non ebbe dubbi. I cattolici per lui non potevano che sventolare bandiera democratica. Certo, non quella della democrazia in genere, magari laicista e secolarista. L'aggettivo cristiana era infatti per il professore Pisano più importante del sostantivo, cui forniva origine, identità, fini. Però errerebbe chi sminuisse il valore dello scritto del 97, riducendolo alla categoria di un manifesto pur sempre clericale e intransigente, al di là di modeste aperture alle istanze murriane e giovanili del movimento cattolico. L'unità di quest'ultimo, cioè del movimento cattolico, e l'ubbidienza al magistero in ogni campo erano per Toniolo esigenze assolutamente prioritarie. Ma ciò non lo induceva affatto a rigettare in toto le idee nuove e a scontrarsi indiscriminatamente con la modernità. Anzi, la sua ambizione fu sempre quella di innovare, senza cedimento alcuno in materia di fede e di morale, la cultura cattolica, per renderla in grado di confrontarsi con la modernità, è stato ricordato anche stamani, anziché improduttivamente barricarsi dietro antistoriche dighe nostalgiche,
dato l'inalterato dovere cristiano del servizio per il bene comune e della missione evangelizzatrice dell'uomo. Insomma, non essere del mondo non equivaleva certo per lui a non essere nel mondo. La sua cautela e i suoi inviti alla prudenza rivolti ai giovani, e in specie a Murri, nascevano dall'aspirazione a convogliare l'intero movimento cattolico, col pieno consenso del Magistero, sulla linea della Democrazia Cristiana. Evito naturalmente l'equivoco di identificare tale espressione con il partito che conosciamo e che fu roba d'altra epoca, sia allora che oggi, diciamo. Toniolo intendeva ancora il concetto in chiave prepolitica, è stato ricordato anche stamani, non partitica. Si riferiva cioè all'identità di vedute sui principi. Né poteva essere diversamente in tempi di questione romana, di non expedit, di contrasti interni al mondo cattolico. Ma la necessaria identità di vedute sul principio democratico cristiano venne sostenuta con forza da Toniolo, che impiegò a tale scopo richiami evangelici e veterotestamentari espliciti e rivendicò al cristianesimo e all'ebraismo prima il merito di aver posto i diseredati e gli ultimi della terra al centro della vicenda umana. Nel capo terzo dell'articolo che noi stiamo qui considerando, Toniolo scrive: «Nessuno revoca ormai in dubbio che il cristianesimo, perfezionando quanto aveva assodato l'ebraismo, abbia affermato nelle idee e poi nei fatti, come condizioni essenziali dell'ordine sociale, attenzione al trinomio, sia pure con l'aggettivo morale, l'eguaglianza morale di tutti, la libertà di tutti, la fratellanza morale di tutti, elevando così e facendo grandeggiare fra gli uomini il concetto del bene dei singoli e insieme della totalità, ossia del bene comune, come ragione d'essere e fine della società». Ma accanto a questa prima affermazione generale, e questo è un passaggio importante, di morale pareggiamento, unificazione e solidarietà fra tutti indistintamente gli elementi compositivi dell'umano consorzio, affermazione predicata con i dogmi, i precetti, gli esempi, le sanzioni, ecco la novità che consiste in questo: alcunché di nuovo, di originale, di singolarissimo deriva, che sgorga, deriva, pardon, e cioè la sollecitudine, lo zelo e per così dire la preoccupazione incessante ed assorbente per gli umili, per i deboli, per i poveri, per le moltitudini. Cercando di stare ovviamente nel tempo, mi limito a ricordare invece che poi la citazione, semmai la mettiamo più completa negli atti se li faremo, mi limito a ricordare che poi Toniolo cita naturalmente sia i libri dell'Antico Testamento, dove ricorda che la giustizia, che è pur fondamento e tessuto di tutta la compagine sociale, si munisce di più intense e severe sanzioni, si parla dell'Antico Testamento, quando si volge a tutela delle moltitudini più bisognose. Il negare la mercé agli operai e l'oppressione dei poveri sono peccati che gridano vendetta al cielo. Né soltanto la detrazione al dovuto salario, ma il solo indugio al pagamento è condannato, eccetera, eccetera. E poi ricorda gli istituti, io guardo l'orologio e quindi non entro nei particolari, come il sabato, il settennato, il giubileo, che sono stati creati appositamente per favorire questa maggiore giustizia sociale. Il sabato essendo, ed era un tema allora molto ricorrente, il diritto al riposo settimanale, oltre che il diritto alla libertà dello spirito, dice Toniolo, ovviamente. Il settennato e il giubileo riguardavano invece una rotazione
dell'uso e della gestione dei prodotti della terra. Adesso non vi sto a spiegare perché il tempo non c'è. C'è? Vabbè, allora. Allora, del sabato abbiamo detto, il sabato è come per noi la domenica, il settennato, cioè con la sospensione ogni 7 anni della coltivazione delle terre per lasciarne i prodotti spontanei ai poveri, con la interruzione dei contratti di lavoro e con la remissione delle obbligazioni. Il giubileo, per cui ogni cinquantennio le terre alienate ritornano ai primitivi possessori ad assicurare la continuità delle famiglie, eccetera, eccetera. E poi naturalmente cita come ulteriore esempio il Vangelo, i Vangeli, e qui tutte le parabole che riguardano, dalle beatitudini in poi, diciamo il particolare rapporto che ha legato la predicazione di Gesù con chi, con i più deboli, con i più indifesi, con i derelitti, con quelli che hanno sete di giustizia, eccetera. E fin qui siamo nell'ambito, diciamo. Però è importante come conclude questo ragionamento. Né queste, dice, delle promesse di Gesù, sono promesse di sollievo e di premio largite ai più numerosi e depressi, destinate ad adempiersi soltanto in una vita futura e superiore nel cielo, lasciando frattanto inalterata la loro abiezione quaggiù. No, dice, è esattamente tutto il contrario, e cioè è per virtù della sua divina parola che le moltitudini abbrutite e mercanteggiate rivendicano la dignità di uomini, di suoi fratelli, di figli di Dio, e sono chiamati alla comune eredità paterna. Non sono stato più lungo, no, c'è ancora, ce la faccio a chiudere nei tempi. Dunque, in campo sociale e politico, alla luce dell'ultima frase che ho letto, il perseguimento del bene comune, definito da Toniolo l'unica ragione dei vincoli civili, avrebbe dovuto porre il destino di, cito, quanti sono umili, deboli, derelitti, al vertice della scala di priorità, onde tradurre in atto parole altrimenti vuote, quali libertà, uguaglianza, fratellanza. L'aggettivo cristiano, riferito al sostantivo democrazia, valeva in quest'ottica quale autentico fondamento dei diritti e dei doveri personali e sociali, altrimenti assumibili solo per convenzione e quindi deboli, in quanto non frutto delle, cito, virtù su cui si incardina e si aggira l'ordine stesso sociale: giustizia, carità, sollecitudine, sacrificio. Alcune di queste parole poi tornano anche in diverse encicliche papali, no? Cito da Toniolo: l'ordine sociale, così prima che sul diritto, è fondato sul dovere in tutte le sue applicazioni e relazioni. Dovere di religione verso Dio, cioè attuare collettivamente mediante la società il disegno provvidenziale. Dovere di giustizia verso di sé e dei simili, cioè assicurare mediante la società l'integrità della natura e dei fini umani. Dovere di carità verso tutti questi obietti, cioè coordinare con virtù unificatrice dell'amore il bene sociale al bene individuale ed ambedue al bene supremo che è Dio. Triplice forma del dovere che suppone ancora l'altro dovere del pari comune all'umanità, dell'abnegazione o del sacrificio personale o collettivo, la cui accettazione è condizione dell'ordine stesso della società. Fine citazione. Naturalmente i doveri maggiori ricadevano, parabola dei talenti alla mano, sempre secondo Toniolo, su coloro che più possedevano in termini di beni e di capacità, sicché le gerarchie sociali, che Toniolo non contestava, dovevano funzionare
sempre che l'etica cristiana fosse tornata ad essere l'animatrice delle attività dell'uomo e del vivere comune, come nella Firenze studiata, comunale studiata da Antognolo, nell'ottica del chi più ha più dà e chi meno ha più riceve. Quindi le disuguaglianze patrimoniali e di reddito erano moralmente e socialmente legittimate solo se in grado di produrre maggiore ricchezza e maggiore benessere a beneficio di tutti. Mentre in nome di nessuna legge economica si potevano legittimare né gli arricchimenti moralmente e socialmente iniqui né la miseria diffusa. Cito: tale ordine sociale, pertanto, fondato sul dovere, è prestabilito da Dio a vantaggio comune di tutti. Ma poiché al conseguimento di un bene comune, necessario ed imperato, il dovere di contribuirvi incombe ai singoli, in proporzione della capacità o delle attitudini rispettive, e si dispiega o esercita verso gli altri in proporzione del bisogno di essere soccorsi, così tale ordine sociale si esplica ed attua mediante la gerarchia dei doveri, i quali pertanto rispetto al fine stesso sociale maggiormente gravano le classi superiori e maggiormente rifluiscono a beneficio delle classi inferiori. In quest'ordine sociale gerarchico rivolto alla tutela ed all'aiuto reciproco nell'asseguimento del bene comune, chi più può, più deve, chi meno può, più riceve. Ecco l'essenza della democrazia. Fine citazione. E vado a concludere. Avverso a qualsiasi forma di statalismo, perché sostenitore del primato della legge morale, dell'ordine naturale, della società civile, Toniolo batteva dunque bandiera riformista, visto che il suo programma democratico e sociale può ben apparire oggi, sia pur sfrondato di tutto ciò che la storia ha superato, un programma di democratizzazione del mercato, ostile a un capitalismo selvaggio e senza regole, alle concentrazioni monopolistiche o oligopolistiche, al predominio della plutocrazia finanziaria, ai poteri forti incontrollati. Un programma, insomma, teso a orientare l'economia di mercato al fine etico dello sviluppo e della crescita, morale e materiale di tutti, previa tutela della libertà economica e d'impresa, ma pure dei diritti sociali e del lavoro. Nell'epoca in cui i socialisti non revisionisti teorizzavano, sbagliando, la semplificazione dicotomica della società, Toniolo puntava invece sulla carta di una maggiore articolazione economica e sociale, convinto che nel pluralismo e nell'autonomia dei suoi soggetti risiedesse la prima ragione della libertà, della vitalità, del progredire di una società civile. Certo, rimasero nell'atteggiamento democratico cristiano, anche successivo a Toniolo, suggestioni atroficamente nostalgiche di un passato non resuscitabile. Guardando però alla sostanza e in prospettiva storica, non possiamo non rilevare la modernità di fondo di una concezione tutta imprenditoriale e sociale della proprietà e del lavoro, concezione alla base pure del programma contadino, mirante ad elevare le masse delle campagne alla condizione di produttori consapevoli, tramite il risparmio, la responsabilità individuale e familiare, il rischio e il sacrificio personali, la voglia di apprendere e di migliorarsi. La difesa del mezzadro, ad esempio, diverrà nel sindacalismo bianco del primo dopoguerra tendenziale mezzo di avviamento di questa figura all'affitto stabile e alla piccola proprietà coltivatrice ovunque economicamente possibile. L'azionariato e la compartecipazione operaria, contrapposti al controllo operaio dei socialisti, si ispiravano alla stessa filosofia, così come il cooperativismo cattolico, che rifiutando ogni logica statalista e assistenzialistica, voleva essere frutto solo di libera scelta e di spontanea iniziativa dal basso.
allo Stato erano richiesti non intrusivi, ma strategici interventi sussidiari a difesa dei più deboli. Salario minimo, riforma tributaria, legislazione sociale del lavoro, ma anche interventi a difesa della libertà di mercato e di imprenditoria, nonché d'accesso al credito. Così Toniolo intendeva restituire alla persona, alla famiglia, al lavoro, il ruolo di protagonisti nella vicenda terrena dell'uomo. Grazie. Dunque, grazie al professor Nello che ci ha introdotto alla questione nevralgica della democrazia, mostrandoci come si muova in Toniolo tra due poli, il polo del riconoscimento dei diritti economico-sociali, effettivi, reali, concreti per tutte le componenti della società, in particolare le più deboli, ed il polo dell'organizzazione di un ordinamento pubblico che definisca e promuova delle regole di partecipazione nel riconoscimento dei diritti politici anche formali.